Buongiorno a tutti, eccoci a un nuovo episodio di The Way. Oggi con noi c'è Desiree Colombo, direttamente dall'Università di Castellón. Buongiorno. Cosa stai facendo lì in Spagna? Allora, io sono una studentessa di dottorato, sono ormai al terzo anno, quindi sto finendo, diciamo, il mio ciclo e sto partecipando all'interno di un progetto europeo finanziato con una borsa di studio Marie Curie, in un progetto che si chiama AffectTech, che appunto permette di finanziare 3 anni di dottorato in un paese estero. Quindi è un dottorato un po' diverso da quelli a cui siamo abituati qui in Italia, Sì, no? è un dottorato un po' diverso, effettivamente si chiama ITN, è un progetto innovativo all'interno della quale collaboriamo, siamo 15 persone sparse un po' in tutta Europa tra aziende e università, lavorando sullo stesso progetto, all'interno dello stesso progetto chiamato appunto AffectTech, il cui obiettivo è quello di sviluppare e utilizzare le nuove tecnologie all'interno della psicologia e della regolazione emotiva. E più nello specifico di che cosa vi state occupando? Qual è l'obiettivo del progetto? L'obiettivo del progetto diciamo che è molto ampio, questo è dovuto al fatto che siamo 15 persone, ma persone con dei background e delle formazioni molto diverse. Effettivamente è un progetto di psicologia, come stavo dicendo prima, è un progetto sulla regolazione emotiva e i problemi di regolazione emotiva all'interno dei disturbi dell'umore, ma siamo persone con delle formazioni molto diverse. Siamo per esempio solo 3 psicologi e nonostante siamo psicologi, siamo comunque psicologi con degli orientamenti molto diversi, chi un pochino più clinico, chi invece con una formazione un po' più focalizzata sulla psicologia cognitiva e sulla ricerca, e le altre persone sono persone che vengono per esempio dal campo della fisica, dell'informatica, dell'ingegneria o del design, il cui obiettivo è appunto quello di riuscire ad integrare conoscenze differenti per arrivare allo sviluppo di nuove tecnologie. Sembra tanto affascinante, ma anche una cosa complessa, no? È Da una cosa mettere in abbastanza atto. complessa, nel senso che in quei momenti ti rendi davvero, ti rendi conto di come persone che hanno una formazione diversa ovviamente parlano dei linguaggi diversi e è stato per esempio molto difficile riuscire a comunicare con gli ingegneri per riuscire ad esprimere quello che noi volevamo poi per poterlo applicare nella vita di tutti i giorni delle persone. È sicuramente una sfida, ma una sfida molto positiva che ti arricchisce molto. E, quindi questa è un po' l'idea generale del progetto. Invece tu nello specifico di cosa ti stai occupando Nello adesso? specifico io mi sono diciamo avvicinata a dei nuovi metodi di ricerca, ad una nuova metodologia chiamata Ecological Momentary Assessment, che diciamo che è una tradizione di ricerca che già negli ultimi anni si sta sviluppando molto e contrasta un po' con quella che è la ricerca tradizionale all'interno dei laboratori, diciamo, e consiste nel monitorare le persone durante tutti i giorni in modo da ottenere delle misure ripetute, per esempio degli stati affettivi o degli stati emotivi, piuttosto che utilizzare i classici, diciamo, questionari. Nello specifico io mi sto occupando di vedere come le persone nella vita di tutti i giorni regolano le emozioni, cercano di utilizzare questo approccio, diciamo, un pochino più ecologico, quindi di controllare nel giorno a giorno cosa fanno le persone, come si comportano, come si sentono e in particolare come le persone, per esempio, anticipano o si ricordano delle esperienze emotive. Avrete una mole di dati enorme, quindi, perché se è Esatto. una registrazione continua e Esatto, esatto. quindi forse è per questo anche che avete bisogno anche di tante Esatto, ci figure. sono tanti dati, però c'è anche bisogno ovviamente di persone che sappiano analizzare questi dati e di persone che sappiano sviluppare le tecnologie o le applicazioni, per esempio, per gli smartphone che utilizziamo nei nostri studi. Bene. E mi sembra di capire che fosse la prima volta che ti trovi un po' a collaborare con tante persone di formazioni diverse. Esatto. E invece, che ci dici del tuo percorso? Come sei arrivata a questo dottorato? Allora, io sono ovviamente italiana, ho ottenuto una laurea triennale in psicologia all'Università di Bergamo, successivamente ho preso una magistrale all'Università San Raffaele di Milano in neuroscienze cognitive e diciamo che avevo iniziato a seguire il percorso un pochino tradizionale, quindi dopo la magistrale avevo iniziato il mio tirocinio per avere l'abilitazione alla professione di psicologo. Ed è stato durante il tirocinio che effettivamente io mi sono resa conto che l'ambito della ricerca era quello che diciamo che mi attirava di più, quello che volevo fare nella vita piuttosto che fare diciamo il percorso clinico, quindi una scuola di psicologia. Psicoterapia. E quindi in quel momento, che ormai sono quasi 3 anni, 3 anni fa, ho deciso di iniziare a non precludermi nessuna via, iniziare a cercare come poter entrare nel mondo della ricerca e quindi cercare quali erano le possibilità di dottorato all'Italia o all'estero.
Dunque, ti sei imbattuta nella scrittura di articoli, partecipazione a Esatto, convegni. Com'è esatto. andata quella fase pre-dottorato? La fase pre-dottorato diciamo che è una fase abbastanza difficile perché è una fase un po' incerta perché ovviamente per avere un dottorato, per entrare in un dottorato, bisogna fare dei concorsi, bisogna quindi cercare di accrescere il più possibile il proprio curriculum perché si va a competere con molte persone che vogliono entrare in una scuola di dottorato. Quindi sicuramente è una fase abbastanza difficile dove le persone devono cercare di approfittare di tutte le opportunità, tutte le occasioni di formazione che hanno, soprattutto durante sicuramente il percorso di tirocinio, per riuscire ad aumentare un più possibile il loro curriculum e poter competere a livello italiano o, come ho fatto io, per esempio, guardando quelle che sono le possibilità anche all'estero. Bene, quindi insomma non ti sei persa d'animo in Non mi questo sono momento persa di d'animo. incertezza. Hai detto che sono passati quasi 3 anni, per cui sei in conclusione del tuo Esatto, sono alla progetto. fine del progetto. Prima della fine dell'anno si spera, leggerò la tesi, difenderò la tesi e quindi inizierò una nuova epoca della mia vita, il postdoc. Il postdoc. E c'è qualcosa che già insomma stai pensando di fare? Cosa c'è nel tuo futuro, insomma? Nel mio futuro, diciamo che sono in una fase come nel pre-doc, ovvero in quel momento in cui sto cercando di prendere tutte le opportunità possibili per avere il curriculum migliore possibile e poter competere alla ricerca appunto di una posizione alla fine del dottorato. Sicuramente il mio destino, diciamo, il mio futuro lo vedo nel mondo della ricerca, quindi alla fine di questo dottorato quello che farò sarà cercare delle possibilità appunto per seguire questo progetto di vita all'interno della ricerca, all'Italia o all'estero. E ti piacerebbe seguire questo filone di ricerca o non ti precludi No, no, nulla? no, non mi precludo nulla, però penso che il filone di ricerca all'interno della quale sto lavorando attualmente sia un filone molto interessante, molto stimolante e quindi ovviamente sì che mi piacerebbe cercare di continuare, di avere una certa coerenza nel mio progetto e quindi sì, di continuare all'interno della mia area. Bene, prima di concludere vorrei farti questa domanda per soprattutto i più giovani che ci seguono. Se hai qualche suggerimento per altri colleghi che si trovano un po' in quella fase di pre-dottorato, per cui magari vivono anche quel senso di incertezza, Certo. cosa possiamo dire a Beh, questi giovani quello che studenti? possiamo dire a questi giovani studenti è che è del tutto normale essere un po' confusi alla fine della magistrale, quando iniziamo a fare il tirocinio, iniziamo a vedere, a toccare con mano, diciamo, quella che è la psicologia, che sia ricerca, che sia clinica. Quindi è del tutto normale essere in questa situazione. L'unico che posso consigliare è di cercare davvero di capire quello che ci piace di più. Non c'è una cosa migliore, una peggiore, una scelta giusta, una scelta sbagliata. L'importante è riuscire a capire qual è il nostro futuro, dove potremmo realmente apportare qualcosa alla società, che sia a livello clinico, a livello di ricerca, e come dicevo prima, cercare di prendere tutte le opportunità possibili e non precludersi niente. Benissimo, ti ringraziamo tanto anche perché nelle tue ultime parole si vede proprio anche lo spirito del ricercatore, no? Che comunque è sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, che non si preclude nessun tipo Esatto. di possibilità e che è quasi un po' un Un pioniere. po' un pioniere, Per sì. cui ti ringraziamo tanto e ci Grazie. vediamo al prossimo episodio di The Way.